Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Potreste dire, ma che stai facendo? Stai andando in palestra di sera? No ragazzi, sono le 6:30 di mattina. Spero vi piaccia il video, godetevelo, buttateci un like se vi piace e ci vediamo in palestra. Ed eccoci tornati in palestra ragazzi. Come vi ho detto nell'ultimo video, sto seguendo un periodo di forza in cui mi sto allenando 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e di sabato faccio la seduta di gambe. Sto quindi applicando il sovraccarico progressivo, ovvero di sessione in sessione col passare del tempo, piano piano sto diventando più forte, sto alzando più carico, ed è questa la cosa principale se voi volete costruire la massa muscolare da natural, perché è vero, la frequenza e il volume sono importantissimi come ci dimostra la scienza, però lo stimolo più importante è il carico, perché col carico potete continuare ad aumentare il peso che sollevate. Quindi, come vedete qui, ho iniziato con la panca inclinata e provo a fare più ripetizioni o ad aumentare il carico rispetto alla seduta precedente. Qui stavo facendo, mi sembra, 80 kg a lato, forse un pochino di più, per 5-6 ripetizioni. Le ho colpite, quindi nella sessione prossima proverò ad aumentare nuovamente il carico, di conseguenza magari farò 4 ripetizioni perché sarà più pesante, ma quella dopo proverò a fare 5 ripetizioni, eccetera eccetera. È così che applico il sovraccarico progressivo. Un'altra tecnica che sto utilizzando, come vedete, sto supersettando in questo caso panca inclinata e one arm dumbbell rows. Perché lo sto facendo? Questo si chiama antagonist per sets, e mi sono letto una ricerca scientifica che ha dimostrato in realtà un aumento della performance sui set individuali quando alleni due muscoli antagonisti. Quindi quando alleni ad esempio petto e poi fai subito un movimento di schiena e poi torni a fare un movimento di petto, questo vuol dire che alterni i set di questi due esercizi e, come ci dimostra la ricerca scientifica, potrebbe aumentarti la performance. È un'altra tecnica che ovviamente, dato che supersetti questi due movimenti, riduce un sacco il tempo in cui stai in palestra. Io che mi alleno la mattina, che spesso faccio difficoltà a svegliarmi subito prestissimo e ad andare in palestra subito alla prima sveglia, e devo poi andare all'università, quindi spesso non ho troppo tempo in palestra. In più, facendo la seduta di forza in cui recupero 2-3 minuti, gli allenamenti potrebbero diventare molto lunghi. Quindi facendo questo antagonist per sets riduco il tempo in cui sto fermo in palestra e continuo ad allenarmi, quindi riduco il tempo totale in palestra. Sono poi passato, come vedete qua, a fare anche dei bicipiti e dei tricipiti nello stesso identico modo, anche qua dalle 6 alle 8 ripetizioni provando ad aumentare il carico. Qui vedete che sto utilizzando 15 kg a lato sul bilanciere, che non è male. Sto utilizzando il bilanciere EZ perché sui polsi è più facile, fa meno male rispetto a la sbarra dritta, quindi se voi avete problemi con la sbarra dritta vi consiglio di pensare al Easy. Comunque in questa seduta avevo anche comunque un po' di male al polso, penso che mi sono sforzato molto sulla panca inclinata e sul one arm dumbbell row, perché come vedete qui in questo caso sto facendo difficoltà, provo sempre a ritrovare la forma adatta per fare questo movimento. Quindi questa è una cosa che dovrò controllare la prossima volta per essere sicuro di non starmi prendendo male i polsi. Ricordatevi, qualsiasi cosa, se vi fa male ed è una cosa meccanica, vi fa male i polsi, le cose così, dovete provare a trovare un movimento alternativo, perché non vogliamo farci male ai joints, vogliamo solamente allenare un muscolo. Come vedete qua finisco con un set, mi sembra anzi 3 set o 4 set, forse 5 set di lateral raises. Questo è perfetto come finisher movement per costruire appunto le spalle laterali. E anche questa è andata veramente una bomba. Ora torniamo a casa che devo studiare un po', che dopo devo fare una presentazione all'università. E qui sotto intanto stanno mettendo su il mercatino di Natale, che lo fanno ogni venerdì. E mentre sono seduto qua volevo parlarvi un attimo per darvi un'idea che il venerdì in realtà per me è veramente stranissimo, perché non ho lecture la mattina, ho solamente lecture che iniziano da pranzo in poi, quindi dalle 12 alle 6 di sera ho praticamente delle lecture, una presentazione da fare, però la mattina non ho niente da fare, quindi posso andare in palestra, devo studiare ovviamente perché mi devo preparare per le presentazioni di venerdì, però diciamo che è una giornata molto molto strana. Comunque, oggi è una bellissima giornata perché non solo ho visto mia sorella, stamattina siamo andati in palestra insieme, mi ha filmato nell'ultimo set che avete visto, ma in più andiamo a trovare Simon, lui non ne sa niente, è il suo compleanno il 7 dicembre, quindi gli facciamo una sorpresa con sua sorella e i suoi genitori, andiamo stasera a fare una cena insieme, lui non si aspetta niente, quindi sarà veramente bello. Comunque adesso mi metto a fare un po' di lavoro e noi ci vediamo più tardi.
Vabbè. Arrivati all'università di Bath. E non ci crederete, ma sta nevicando. Assurdo. Sono nel dipartimento di ingegneria, è 1:30 e ho deciso di farmi il mio primo pasto della giornata. Come sapete, digiuno tutto la mattinata perché non è importante quando fate i pasti, bensì il totale calorico nell'arco della giornata. Quindi ora primo snack, una banana e una barretta proteica, e adesso vado a fare la preparazione per la presentazione. Comunque sono al piano superiore di ingegneria, c'è una bella vista. Appena finita lì la presentazione, andiamo a prendere il treno. Sono le 5:45, io ho il treno alle 6:45, quindi devo fare velocissimo, vediamo se ci riesco. Quasi arrivati a casa. Facciamo tutto rapidamente che devo veramente schizzare. Comunque, la presentazione è andata molto bene, sono veramente molto molto felice e non vedo l'ora di vedere che dice Simon stasera, perché non si aspetta niente. Arrivati a Paddington Station. Ragazzi, il posto sta proprio lì. Adesso vado dentro, ci vediamo dopo. Alea. Lea. Anch'io. Ehi. Ah, bella. Ehi. Guarda che bella. Ciao ragazzi, questo è il mio cane, si chiama Lea. Questa è l'unica ragazza che non mi ha mai rotto il cuore. Ragazzi, siamo qua. Sammy, ci ho fatto a farti la sorpresina. Ce l'ha fatta, sì. Un bellissimo regalo per il mio compleanno. Muscoli a vita a casa mia. Un periodo tosto perché sì, lavora sì. tanto lavoro, però adesso ho quasi finito, quindi ci possiamo un po' divertire domani. Dai, magari usciamo, però sicuramente sì. Filmeremo qualcosa. Assolutamente sì. Sì, per tutti quelli che mi hai introdotto. No, i nuovi iscritti non mi conosceranno, ma quelli vecchi mi conoscono, quelli fedeli sanno chi sono. Comunque i nostri occhi sembriamo tipo, non so, fattissimi. Non lo so, però in realtà è solo il freddo che abbiamo fatto una camminata adesso nel freddo. Fa meno impossibile. Fuori. Comunque lei ha Stefano. Stefano, il mio cane che è venuto da Roma. È romana di cuore. Penso di concludere qua il video. Oggi è stato un vlog abbastanza lungo, spero vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un po' la palestra, quello che ho fatto stamattina, il mio allenamento, che ne pensate? Pensate che sto ingrossando abbastanza? Penso comunque in questo lean bulk di aver messo su un pochino di massa, è vero, ho messo anche su un po' di ciccia, ma questo è praticamente inevitabile. Penso che farò un mini cut a partire dalla settimana prossima, così che prima di Natale faccio un 10 giorni di mini cut. Perdo un po' di peso, così che a Natale posso mangiare più rilassato, non devo tracciare macronutrienti, mi godo il cibo, mi godo appunto, dato che vedrò i miei nonni, mi godrò il pasti con loro, in famiglia, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio anche a voi, se state in un periodo di massa, di fare, perché no, un mini cut adesso, così che potete godervi poi un po' di più i pasti a Natale, potete mangiarvi un po' di dolci, un po' di panettone, pandoro, quello che fate. Questo è il mio consiglio. In questi giorni con Sammy faremo un po' di vlog, penso che, non so se andremo in palestra, perché in realtà Sammy ha smesso di andare in palestra. È vero. Riusciamo a farci rientrare un allenamento insieme, adesso vediamo com'è, vedremo se Simon deve lavorare, se riusciamo a farci rientrare la palestra. Io proverò a fare dei film o almeno delle belle foto su Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi anche lì, che dopo gli esami che sono a gennaio voglio veramente concentrarvi a fare dei contenuti pazzeschi per voi, voglio veramente portarvi tutta la nuova ricerca scientifica, voglio stimolare e motivare il più possibile più di voi che iniziate a intraprendere così finalmente un periodo appunto o di dieta o di allenamento, così che arrivate all'estate che state con un fisico top. Detto questo, io vi voglio ringraziare a tutti per la visualizzazione. Eccolo là. Mi raccomando ragazzi, gli dite di tagliarsi la barba. Ma dai, che cazzo. Ragazzi, mi raccomando, sapete quello che dovete fare, dovete buttarci questo like perché se lo merita. Iscrivetevi a questo canale, lo sappiamo che tanti di voi guardate i video ma non siete iscritti, quindi ragazzi, buttate questa iscrizione. Lo sapete che lui fa solo contenuti di qualità altissima e basta, cioè, seguitelo, dai. Grazie mille, come sempre vi ringrazio, voi che state ancora guardando, vi ringrazio di cuore. Grande. E noi ci vediamo in un video molto presto. Ciao.